Buongiorno amici, siamo oggi all'Università di Helouan, al sud del Cairo, l'università più grande dell'Africa e del mondo arabo. Ciao amici, siamo alla Facoltà di Lettere, Dipartimento di Italianistica. Per fare un'intervista con professoressa Wafé Elbi. Andiamo. Andiamo. Oggi siamo con Wafé Elbi, professore di letteratura moderna e contemporanea presso la Facoltà di Lettere all'Università di Helouan. Visiting professor di letteratura comparata presso la Sapienza di Roma. Ha tradotto diverse opere e ha pubblicato vari saggi. Nel dicembre del 2020 ha avuto l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine della Stella d'Italia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Innanzitutto la ringraziamo per aver consentito questo incontro e lo apprezziamo tanto. Ci può raccontare le sue sensazioni dopo aver sentito questa bellissima notizia e che cosa rappresenta per lei? Grazie Osama, benvenuti all'Università di Helouan. Grazie. Per me, insomma, l'onorificenza è un momento incredibile. Insomma, di solito io non mi guardo indietro, cioè non mi fermo a guardare quello che ho fatto, ma proseguo. Proseguo perché, insomma, il lavoro secondo me è la vita, quindi continuo a lavorare. In questo momento, avendo, insomma, l'onorificenza in mano, ma anche nel momento in cui l'ambasciatore d'Italia mi ha detto, mi ha comunicato la notizia, mi sono fermata a guardare quello che ho fatto e ne sono stata fiera. Ma è anche uno stimolo per continuare a lavorare, continuare a costruire ponti tra due culture e tra due civiltà. Non è il fatto di insegnare la lingua italiana, non è il fatto di insegnare la letteratura italiana, ma è il fatto di costruire ponti tra due popoli grandi e tra due civiltà grandi. Gli egiziani hanno una potenzialità enorme per quanto riguarda l'apprendimento delle lingue in generale e l'apprendimento dell'italiano in particolare. Ci potrebbe raccontare o dire quali sono i suoi sogni per l'insegnamento dell'italiano nelle scuole e le università egiziane? Insomma, parlando dell'insegnamento della lingua italiana in Egitto, è secondo me un fatto un po' complesso, perché noi abbiamo varie realtà, noi dobbiamo parlare insomma della realtà universitaria, quindi delle università, di dipartimenti che fanno questa offerta formativa, come si dice in italiano, di lingua italiana, ma anche di cultura, ma anche di traduzione. Insomma, è un discorso un po' adesso ampio, perché ci sono vari dipartimenti. Io adesso ho insomma fatto i calcoli di 10 sedi almeno che insegnano la lingua italiana. Noi non parliamo solo di università pubbliche, ministeriali, ma parliamo anche di università private. Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua italiana a livello scolastico, nelle scuole secondarie, ma anche questo sta cambiando, in senso che l'italiano farà parte, insieme alle altre lingue, alle seconde lingue, come diciamo noi, dell'insegnamento delle lingue come un'attività nelle scuole anche nella fase pre-liceo, quindi non sarà solo esclusivamente per le scuole secondarie, ma anche nella fase che precede queste scuole. Quindi noi abbiamo una realtà molto complessa che ha bisogno sempre di sostegno, in quanto noi dobbiamo fare dei corsi di formazione per gli insegnanti, dobbiamo anche stimolare, perché imparare la lingua significa anche stimolare i ragazzi, stimolare i giovani. Per l'università lo stimolo c'è già, quindi è lavoro, perché quelli che studiano la lingua italiana o qualsiasi materia nell'università pensano subito al lavoro, mentre quelli studenti delle scuole secondarie non pensano al lavoro. All'inizio vedono la lingua italiana come una lingua
musicale, come una lingua abbastanza facile. Questo è lo stimolo, però andando a studiare la lingua italiana si scoprono altre cose. Quindi queste altre cose non sono meno interessanti, perché io imparo la lingua italiana, ma imparo la lingua italiana perché ci sono i film italiani, perché ci sono gli spettacoli italiani, perché c'è il teatro italiano, perché c'è il cibo italiano, abbastanza conosciuto in Egitto, perché c'è il cappuccino, esatto, la musica italiana, l'opera italiana, la storia. Quindi imparo l'italiano perché ci sono delle cose molto interessanti. Questo può essere anche uno stimolo non meno importante di quello della facilità, tra virgolette, della lingua. Mentre per gli studenti universitari pensano subito al lavoro. Vorremmo sapere il suo sogno per il turismo egiziano. Per il turismo non è neanche un sogno. Io sono sicura che, insomma, torneremo come prima, perché noi riusciamo sempre a superare gli ostacoli. Torneremo sicuramente come prima, però ma anche meglio di prima, perché noi vogliamo non solo vedere i turisti, insomma, italiani in Egitto, ma anche tutti i turisti europei. Peccato che non arrivino gli italiani, non arrivino gli europei per vedere le bellezze e le antichità egiziane. Quindi non è un sogno, in senso che non è così lontano. Io vedo che è una necessità storica alla fine, che arriveranno. Ci può lanciare un messaggio ai giovani italiani e egiziani delle due grandi culture che si intrecciano sempre? Io parlerò prima degli egiziani, perché noi abbiamo detto tante volte che gli egiziani hanno il talento per le lingue. Sono portato, insomma, per le lingue, ma secondo me l'italiano è tutta un'altra storia. Storia qui da mettere tra virgolette, è la storia come tarikh, non è solo la storia come un racconto. Significa che c'è una grande storia e una lunga storia tra l'Italia e l'Egitto. Io parlo, se parlo di due civiltà e non solo due culture, allora parlerò di romani faraoni, di arabi siciliani, di italiani in Egitto e egiziani. Quindi noi abbiamo una lunga storia insieme. Non possiamo dire che con le altre lingue è la stessa cosa, ma neanche con l'inglese. L'inglese che, insomma, per una egemonia politica in Egitto per 70 anni, per l'occupazione, non è riuscito a fare la stessa cosa. Quindi, parlando della lingua italiana, della cultura italiana, si parla anche di questa storia. Storia significa che noi ci comprendiamo, che noi ci capiamo bene. Questa comprensione ci, insomma, consente di tollerare tante cose. Tolleranza qui non è nel senso, secondo me, tolleranza e comprensione, perché se, tolleranza non significa, oppure non possiamo prendere questo termine dal punto di vista, insomma, politico. No, tollerare significa comprendere l'altro, comprendere che noi siamo diversi e accettiamo e rispettiamo, e dobbiamo sottolineare questa parola, e rispettiamo questa differenza. Solo rispettando queste differenze possiamo andare avanti e continuare con tutta questa storia. Quindi per l'italiano, parlando dell'insegnamento della lingua italiana in Egitto, non si può parlare dell'italiano insieme ad altre lingue come inglese, spagnolo, francese, ma anche tedesco, cinese e altre lingue. Sì, ci sono delle sfide, però solo con la comprensione e con la tolleranza possiamo proseguire con questa storia. Allora, per i giovani, devono capire bene, devono studiare non solo la lingua italiana, ma studiare anche la cultura, sapere la cultura italiana. Se parliamo di, a livello, insomma, molto elementare, di certe parole italiane che stanno proprio nel nostro arabo colloquiale quotidiano di ogni giorno, allora noi parliamo di due culture che si sono già integrate, di due lingue che si sono già integrate insieme. Quindi noi non parliamo di due cose, no,
di due sistemi diversi, intanto che la lingua italiana è una lingua neoromanza, mentre la lingua araba è la nostra araba. No, noi parliamo di due sistemi che hanno trovato insieme una via d'uscita per fare, insomma, un tutt'uno che appartiene alla nostra, insomma, vita quotidiana di ogni giorno. Quindi per i giovani sì che devono studiare la lingua italiana, ma anche devono sapere qualcosa di cultura. Ecco perché noi insegniamo la letteratura italiana, insegniamo anche storia, ma insegniamo anche arte, ma insegniamo altre materie che sono importanti come accesso a questo mondo fatto di cultura. Questo prestigioso riconoscimento cosa ha aggiunto alla sua vita? Alla mia vita è un momento importante, una fermata, secondo me, perché anche i libri che ho scritto, ma anche le traduzioni che ho fatto, ma anche, insomma, le lezioni che di solito faccio, sono parte della mia vita. Quindi è un momento per dire che l'Italia, come uno Stato, ma anche l'ambasciata dell'Italia come istituzione politica in Egitto, ma come anche l'Istituto Italiano di Cultura, per dire che apprezziamo quello che tu fai. È un momento importante perché noi continuiamo a lavorare anche con gli apprezzamenti, quindi certo, è una cosa sempre importante ricevere questo apprezzamento da parte dei tuoi allievi, da parte dei tuoi colleghi, ma anche da parte dell'Italia. È importante. Veramente sei un modello da seguire. I suoi studenti sono fortunati di averla. E io sono fortunata di averla.